Fanno un gran rumore anche sventolando silenziose. Piccole bandierine di tela, tutte delle stesse dimensioni. Vive e colorate come solo le mani dei bimbi sanno fare. E lì, ad un passo dalla diga del Vajont, sono 470 i piccoli stendardi appesi ad una staccionata di legno che delimita la passeggiata panoramica. 470, esattamente quante le piccole vittime della tragedia del 9 ottobre 1963, che spezzò complessivamente poco più di 2000 vite fra tutta la zona a cavallo delle Dolomiti condivise fra Veneto e Friuli. Il fatto che lo spiazzo dove la gente ammira l'imponenza dell'opera ingegneristica sotto il Monte Toc sia per pochi passi in provincia di Pordenone non cambia nulla sulla condivisione universale del dolore per la strage avvenuta. 470 bandierine, precorse a passo lento, leggendo la sfilza di nomi e di età scritti con infantile calligrafia, si studiano in 5 minuti al massimo. Ed è un esercizio elementare di concentrazione, di immedesimazione con il cuore e il pensiero, in un dramma che non deve ripetersi, quanto non deve essere dimenticato. I bambini sopravvissuti quella sera di 49 anni fa ora sono genitori, qualcuno forse è un giovane nonno, che in quelle bandierine associa ancora volti amici e voci che non ci sono più, ma che a ogni passaggio a fianco della diga del Vajont tornano ad urlare.